Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiani e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è il martedì 10 di agosto del 2021, noi siamo qui in questa profonda estate italiana, ma sempre leggendo la parola del Signore, perché lo sai, c'è un tempo per ogni cosa, ma ci sono alcune cose che non possono mancare mai nella nostra vita. La Bibbia, la preghiera e la comunione con il popolo di Dio. Tutto questo, questi tre elementi sono fondamentali perché noi possiamo attraversare le quattro stagioni dell'anno. Ebbene, noi vogliamo leggere questa mattina della 10 di agosto la parola del Signore, oggi che è il martedì. Noi leggeremo sempre dal libro di Primo Re, incominciando dal capitolo che abbiamo lasciato incompleto, capitolo 16 di Primo Re, a partire dal versetto 15, noi leggeremo fino al versetto 18, versetto 19, quindi leggiamo la parola del nostro Signore insieme. Il ventesimo anno di Asa, re di Giuda, Zimri, regnò per 7 giorni a Tirsa. Il popolo era accampato contro Gibeton, la città dei Filistei. Il popolo accampato in quel luogo sentì dire: Zimri ha fatto una congiura e ha perfino ucciso il re. E quello stesso giorno, nell'accampamento, tutto Israele fece re di Israele Omri, capo dell'esercito. Ed Omri con tutto Israele salì a Gibeton e assediò Tirsa. Zimri, vedendo che la città era presa, si ritirò nella torre del palazzo del re e diede fuoco al palazzo del re e morì. Così morì a causa dei peccati che aveva commessi, facendo ciò che è male agli occhi del Signore, seguendo la via di Geroboamo e abbandonandosi al peccato che questi aveva commesso, spingendo Israele a peccare. Il resto delle azioni di Zimri, la congiura che egli tramò, sono scritte nel libro delle cronache del re di Israele. Allora il popolo di Israele si divise in due parti. Metà del popolo seguiva Tibni, figlio di Ginat, per farlo re, e l'altra metà seguiva Omri. Ma il popolo che seguiva Omri prevalse su quello che seguiva Tibni, figlio di Ginat. Tibni morì e regnò Omri. Il 31esimo anno di Asa, re di Giuda, Omri cominciò a regnare sopra Israele e regnò 12 anni. Regnò 6 anni a Tirsa, poi comprò da Semer il monte di Samaria per 2 talenti d'argento, costruì su quel monte una città e alla città che costruì diede il nome di Samaria dal nome di Semer, padrone del monte. Omri fece ciò che è male agli occhi del Signore e fece peggio di tutti i suoi predecessori. Seguì in tutto la via di Geroboamo, figlio di Nebat, e si abbandonò ai peccati che Geroboamo aveva fatto commettere a Israele, provocando lo sdegno del Signore, Dio di Israele, con i suoi idoli. Il resto delle azioni compiute da Omri e le sue prodezze da lui fatte stanno scritte nel libro delle cronache del re di Israele. Omri si addormentò con i suoi padri, fu sepolto a Samaria e Acab, suo figlio, regnò al suo posto. Acab, figlio di Omri, cominciò a regnare sopra Israele l'anno 38esimo di Asa, re di Giuda, e regnò a Samaria sopra Israele per 22 anni. Acab, figlio di Omri, fece ciò che è male agli occhi del Signore, più di tutti quelli che l'avevano preceduto. Come se fosse stato per lui poca cosa abbandonarsi ai peccati di Geroboamo, figlio di Nebat, prese in moglie Jezebel, figlia di Etbaal, re dei Sidoni, andò ad adorare Baal, a prostrarsi davanti a lui, e innalzò un altare a Baal nel tempio di Baal che costruì a Samaria. Acab fece anche l'idolo di Astarte. Acab fece più di quello che avevano fatto tutti i precedenti re di Israele per provocare lo sdegno del Signore Dio di Israele. Al tempo di lui, Chiel di Betel ricostruì Gerico, ne gettò le fondamenta su Abiram, suo primogenito, ne rizzò le porte su Segub, il più giovane dei suoi figli, secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per bocca di Giosuè, figlio di Num. Parola del Signore, Primo Re, capitolo 17. Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad, disse ad Acab:
Come è vero che il Signore vive, Dio di Israele che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola. La parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: parti di qua, va verso oriente e nasconditi presso i torrenti di Cherit, che è di fronte al Giordano, tu berrai al torrente, e io ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare. Egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore. Andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. E i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera, e beveva al torrente. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non pioveva sul paese. Allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: alzati, va ad abitare a Sarepta dei Sidoni, e io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. Egli dunque si alzò e andò a Sarepta, e quando giunse alla porta della città c'era una donna vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e gli disse: ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva. E mentre lei andava a prenderla, egli le gridò dietro: portami, ti prego, anche un pezzo di pane. Lei rispose: come è vero che vive il Signore tuo Dio, del pane non ne ho. Ho solo un pugno di farina in un vaso e un po' d'olio in un vasetto. Ed ecco, sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia gli disse: non temere, vai e fa come hai detto, ma fane prima una piccola focaccia per me e portamela. Poi ne farai per te e per tuo figlio. Infatti, così dice il Signore Dio di Israele, la farina nel vaso non si esaurirà e l'olio nel vasetto non calerà fino al giorno che il Signore manderà la pioggia sulla terra. Quella andò e fece come Elia aveva detto. Lei, la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. La farina nel vaso non si esaurì e l'olio nel vasetto non calò, secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per bocca d'Elia. Dopo queste cose il figlio di quella donna, che era la padrona di casa, si ammalò e la sua malattia fu così grave che egli cessò di respirare. Allora la donna disse a Elia: che ho fatto? Che ho da fare con te, uomo di Dio? Sei forse venuto da me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità e far morire il mio figlio? Egli le rispose: dammi tuo figlio. Lo prese dalle braccia di lei, lo portò su nella camera di sopra dove egli alloggiava e lo coricò sul suo letto. Poi invocò il Signore e disse: Signore mio Dio, colpisci di sventura anche questa vedova della quale io sono ospite, facendole morire il figlio? Si distese quindi tre volte sul bambino e invocò il Signore e gli disse: Signore mio Dio, ti prego, torni la vita di questo bambino in lui. Il Signore esaudì la voce d'Elia. La vita del bambino tornò in lui ed egli visse. Elia prese il bambino dalla camera di sopra e lo portò al pian terreno della casa e lo restituì a sua madre dicendole: guarda, tuo figlio è vivo. Allora la donna disse a Elia: ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore che è nella tua bocca è verità. Parola del nostro Signore. Leggeremo ancora capitolo 18 fino al versetto 19, parola del Signore. Molto tempo dopo, nel corso del terzo anno, la parola del Signore fu rivolta a Elia in questi termini: va, presentati ad Acab e io manderò la pioggia sul paese. Elia andò a presentarsi ad Acab. La carestia era grave in Samaria e Acab mandò a chiamare Abdia, che era il sovrintendente del palazzo. Abdia era molto timorato del Signore. E quando Jezebel sterminava i profeti del Signore, Abdia aveva preso 100 profeti e li aveva nascosti 50 in una spelonca e 50 in un'altra. E li aveva nutriti con pane e acqua.
Acab disse ad Abdia: va per il paese verso tutte le sorgenti e tutti i ruscelli, forse troveremo dell'erba e potremo conservare in vita i cavalli e i muli, che non avremo bisogno di uccidere parte del bestiame. Si spartirono dunque il paese da percorrere, Acab andò da una parte e Abdia dall'altra. E mentre Abdia era in viaggio, gli viene incontro Elia e Abdia, avendolo riconosciuto, si prostrò con la faccia a terra e disse: «Sei tu, mio signore Elia?» Quelli rispose: «Sono io, va a dire al tuo signore, ecco qua Elia». Ma Abdia replicò: «Che peccato ho mai commesso che tu dia il tuo servo nelle mani di Acab perché gli mi uccida? Come è vero che il Signore tuo Dio vive, non c'è nazione nel regno dove il mio Signore non abbia mandato a cercarti». E quando gli si diceva: egli non è qui, faceva giurare il regno e la nazione che davvero non avevano, ti avevano trovato. E ora tu dici: va a dire al tuo Signore, eccolo qua Elia. Succederà che quando io ti avrò lasciato, lo Spirito del Signore ti trasporterà, non so dove io andrò a fare l'ambasciata ad Acab, ed egli, non trovandoti, mi ucciderà. Eppure il tuo servo teme il Signore fin dalla sua giovinezza. Non ti hanno riferito quello che io feci quando Jezebel uccideva i profeti del Signore, come io nascose 100 uomini di quei profeti del Signore, 50 in una spelonca e 50 in un'altra, e li sostentai con pane e acqua? E ora tu dici: va a dire al mio Signore, ecco qua Elia, ma egli mi ucciderà. Elia rispose: come è vero che vive il Signore degli eserciti, di cui sono servo, oggi mi presenterò ad Acab. Abdia dunque andò a trovare Acab e gli fece l'ambasciata, e Acab andò incontro a Elia. Appena Acab vide Elia, gli disse: sei tu colui che mette scompiglio in Israele? Elia rispose: non sono io che metto scompiglio in Israele, ma tu e la tua casa, la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti del Signore. Tu sei andato dietro ai Baali. Adesso fa radunare tutto Israele presso di me sul Monte Carmelo, insieme ai 450 profeti di Baal e ai 400 profeti di Astarte che mangiano alla mensa di Jezebel. Acab mandò a chiamare tutti i figli di Israele e radunò quei profeti sul Monte Carmelo. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose nulla. Allora Elia disse al popolo: sono rimasto io solo dei profeti del Signore, mentre i profeti di Baal sono in 450. Dateci dunque due tori, dei quali ne scelgono uno per loro e lo facciano a pezzi e lo mettono sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io pure preparerò l'altro toro, lo metterò sulla legna e non vi appiccherò il fuoco. Quindi invocate voi il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà mediante il fuoco, lui è Dio. Tutto il popolo rispose dicendo: ben detto. Allora Elia disse ai profeti di Baal: sceglietevi uno dei tori, preparatelo per primi, poiché siete i più numerosi, e invocate il nome del vostro Dio, ma non appiccate il fuoco. Quelli presero il toro e lo prepararono, poi invocarono il nome di Baal dalla mattina fino a mezzogiorno, dicendo: Baal, rispondici! Ma non si udì né voce né risposta, e saltavano intorno all'altare che avevano fatto. A mezzogiorno Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: gridate forte, poiché egli è Dio, ma sta dormendo, sta meditando, oppure sta indaffarato o è in viaggio. Può darsi che si sia addormentato e si risveglierà. E quelli si misero a gridare più forte e a farsi delle incisioni addosso, secondo il loro costume, con spade e lance, finché grondavano di sangue. E passato che fu il mezzogiorno, quelli profetizzavano fino all'ora in cui si offriva l'offerta, ma non si udì voce o risposta, e nessuno diede loro retta. Allora Elia disse a tutto il popolo: avvicinatevi a me.
Tutto il popolo si avvicinò a lui ed Elia riparò l'altare del Signore che era stato demolito, dice la parola del Signore. Prese 12 pietre secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale il Signore aveva detto: il tuo nome sarà Israele. Con quelle pietre costruì un altare al nome del Signore, fece intorno all'altare un fosso della capacità di misure di grano, poi vi si sistemò la legna, fece a pezzi il toro e lo pose sopra la legna e disse: riempimi 4 vasi d'acqua e versatela sull'olocausto e sulla legna. Poi disse: fatelo una seconda volta. E quelle fecero una seconda volta. E disse ancora: fatelo la terza volta. E quelli lo fecero per la terza volta. L'acqua correva attorno all'altare ed egli riempì d'acqua anche il fosso. Parola del Signore. Io ti aspetto domani perché noi possiamo continuare a leggere la parola del Signore, questo confronto tra Elia, profeta di Dio, profeta del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, contro i profeti di Baal e di Astarte, i re Acab e Jezebel, gente che era corrotta spiritualmente, gente che era corrotta moralmente, gente che era lontana dai propositi del Signore. Tu sei vicino al Signore? Io ti invito domani a venire e a leggere la parola del Signore insieme a me. Perché? Perché questo leggiamo la Bibbia insieme. Dio ti benedica nel nome di Gesù.